Allora, mi Chiedo scusa, mi levi la Conad, grazie. Pubblicità, il biscotto pizzo di Prato è un problema? No, quello va bene. Al mio cantuccio, donde non sento se non le reste brusir del grane, il suono dell'ore viene col vento, dal non venuto borgo lontano. Suono che uguale, che blando cade, come una voce che persuade. Tu dici, è l'ora, tu dici, è tardi, voce che cadi blanda dal cielo. Ma un poco ancora lascia che guardi l'albero, il ramo, l'ape, lo stelo, cose che a molti secoli o un anno o un'ora e quelle nubi che vanno. Lasciami in moto qui rimanere fra tanto moto d'aria e di fronde e udire il gallo che da un podere chiama e da un altro l'altro risponde. E quando altrove l'anima è fissa, gli strilli d'una cincia. E suona ancora l'ora e mi manda prima un suo grido di meraviglia, timido, e quindi con la sua blanda voce di prima parla e consiglia. E grave, grave, grave mi incuora, mi dice, è tardi, mi dice, è l'ora. Tu vuoi che pensi dunque al ritorno? Voce che cadi blando nel cielo. Ma bello è questo poco di giorno che mi traluce come da un velo. Lo so che è l'ora, lo so che è tardi, ma un poco ancora lascia che guardi. Lascia che guardi dentro il mio cuore, lascia che io viva del mio passato. Se c'è sul bronco sempre quel fiore, se io trovi un bacio che non ho dato. Nel mio cantuccio d'ombra romita, lascia che io pianga sulla mia vita. E suona ancora l'ora, e mi squilla due volte un grillo quasi di cruccio, e poi, tornata blanda e tranquilla, mi persuade nel mio cantuccio. È tardi, è l'ora. Sì, ritorniamo dove sono quelli che amano ed amano. Io ho preparato l'esame di terza media così. Ma non piangevi tutti i giorni? Bella, bella, bellissima. Pensa, io chi la fa? La mena leggera, quando ero? La zia di Francesco, che ha letto una bella poesia. Voglio risentirlo. Sì. No, ragazza, ma avevo già la mia zia. Vivevo sempre con l'incubo della fine. E allora? Che fai, Martiri? Ti sei messo la mossa? Vivevo sempre con l'incubo della fine. E allora, cosa che questo significato non ha, questa poesia, perché lui dice, ritorniamo dopo, dove sono quelli che amano ed amano, ed è la sua casa, dove c'è il marito, dove c'è la sua sorella, dove c'è i suoi affetti familiari. Però io invece la pensavo chiami Milo. Come, lasciami ancora un poco che io guardi, come lasciami ancora da vivere. Hai capito? Quindi l'ho sempre letta con questo spirito un pochino personale. Invece no.